Le autorità intervenute, il comandante della stazione dei carabinieri di Ortona, Gregorio De Santris, della Guardia di Finanza, il comandante Passeri. Vedo la capitaneria di porto, me li sono persi, eccoli qui, il capo Cipriano Laganà, e ringrazio i rappresentanti dello sport, il presidente nazionale della FIV Francesco Ettorre, la vicepresidente della nona zona, nonché vicepresidente del CONI Abruzzo Alessandra Berghella, il delegato provinciale del CONI Massimiliano Melozzi. Un grandissimo onore avere qui la consigliera di Lega Navale Nazionale, Adele Mattioli, benvenuta, davvero è un piacere e un onore. Il nostro sindaco Leo Castiglione e le donne di ATS Unite Si Può, Antonella Pescini, Michela Leone, Lara Di Paolo. E ringrazio davvero tutti i soci intervenuti perché sapete quanto per noi questo è un momento importante. Siamo arrivati qui con, non lo nego, con fatica, con difficoltà, ma al comando abbiamo avuto un timoniere, passatemi il paragone, che ha tenuto dritta, dritta la barra del timone per arrivare fin qui, il nostro presidente, avvocato Roberto Diano. Gentilissimi soci e graditissimi ospiti, non voglio parlare in termini autocelebrativi perché non sarebbe elegante, però capirete l'entusiasmo e la soddisfazione di tutti noi, mia personale, dei consiglieri che mi sono stati accanto fino ad oggi e che mi hanno sin qui seguito. Volevamo realizzare una nuova sede, era questo il punto con maggiore priorità del programma che 3 anni fa avevamo presentato quando appunto organizzammo questa lista. Ed è un obiettivo che siamo riusciti a raggiungere finalmente con il contributo fondamentale della Regione Abruzzo nell'ambito di un progetto Bike to Cost for Everyone dedicato all'accoglienza delle persone con disabilità e all'avvicinamento, quindi allo sport di queste persone meno fortunate, tant'è che questa sede è dotata di dispositivi particolari per l'accesso di servizi sanitari dedicati. È veramente una grande giornata per noi, non è una grande sede, però è una grande occasione questa, anche perché ci consente di fare pubblicità ad un mondo forse non da tutti conosciuto. E sperando appunto che ci sia una maggiore frequentazione sia sotto l'aspetto sportivo che sotto il profilo proprio sociale e quindi della così possibilità di poter stare insieme, di discutere anche di temi che forse sembrano lontani dal mondo dello sport ma che appartengono comunque alla vita. Oggi infatti inauguriamo anche una panchina rossa. Come tutti, sì, ne parleremo dopo, però se mi consenti un accenno, Certo. che anche purtroppo conosciuta con particolare attenzione in questi tempi, è una panchina che viene proprio dedicata al tema contro la violenza di genere. È una panchina, tra le altre cose, anche classificata, catalogata in un registro nazionale. Quindi, come vedete, la Lega Navale si occupa naturalmente di sport del mare, di accoglienza, di diffusione delle pratiche sportive, però ha anche degli obiettivi un po' più importanti. A differenza di tanti circoli che si occupano soltanto di ormeggi e di rimessaggi, e di questo ne parlo veramente con grande piacere e con grande onore. Quindi ringrazio tutti voi ancora e ringrazio veramente di cuore i consiglieri che mi sono stati accanto e i vari collaboratori che hanno anche così contribuito in maniera fondamentale all'organizzazione di questa bellissima giornata. Grazie. Grazie Presidente. Avremmo
voluto che qualcuno della regione ci raccontasse questo progetto, perché è vero che abbiamo avuto un grandissimo timoniere, ma ci ha saputo guidare in quello che era il progetto di questo finanziamento della regione Abruzzo. Come ha spiegato il nostro presidente, Bike to Cost for Everyone era un bando della regione Abruzzo che questa sezione ha, alla quale questa sezione ha aderito, è riuscita a prendere questi finanziamenti. Ci teniamo a dirlo perché tanto lavoro è stato fatto anche grazie al contributo della regione. Ma a questo punto, poiché la delegata ha avuto un imprevisto, siamo in terra di Ortona e sicuramente Lega Navale incide molto sul territorio ortonese, e allora due parole da parte del nostro sindaco Leo Castiglione, benvenuto. Grazie Emanuela, mi ha raccomandato un brevissimo intervento, io rispetterò i tempi. Innanzitutto questo progetto è un progetto veramente molto, molto interessante, che partendo dalla nostra Via Verde, dalla costa, ha permesso poi di accedere a dei finanziamenti non solo alle associazioni ma anche agli enti, tant'è che l'ingresso, il nuovo accesso per i disabili che avete visto qui sul Lido Saraceni è frutto di questo finanziamento, quindi anche l'amministrazione ha potuto attingere fondi, e questo nell'interesse di uno sviluppo di accessibilità per tutti. Detto questo, oggi è una bellissima giornata e io non posso che ringraziare il presidente, tutti i soci, Manuela, tutta la Lega Navale, non solo per quello che fate oggi, per quello che stiamo celebrando oggi e inaugurando oggi, ma per tutto quello che fate ormai da anni. Come ha detto bene Manuela, la Lega Navale è una realtà consolidata nel nostro territorio, soprattutto in quest'area portuale, e questo ci deve spingere soprattutto anche a noi istituzioni a promuovere quello che il nostro territorio offre. Se abbiamo il mare dobbiamo promuovere gli sport acquatici, quindi è un gioco di squadra che cerchiamo di mettere in campo con le tante iniziative di carattere sportivo importante, ma anche per quello che avete fatto voi, soprattutto sempre con l'appoggio delle istituzioni, ma anche quello che state facendo soprattutto negli ultimi tempi per avvicinare i ragazzi, tanti progetti allo sport della vela, e questo ve ne va dato merito. Detto questo, oggi è una giornata ancora più importante, perché all'aspetto sportivo si lega anche quello sociale. Se posso dire due parole, solamente ringraziare le due, appunto, che non le è un altro tassello che si aggiunge, un'altra testimonianza, perché poi il rispetto di certi valori, o meglio coltivare certi valori, lo si fa soprattutto con i simboli. Ecco, la nostra città è ricca di questi simboli, oggi ne aggiungiamo un altro a testimonianza che la nostra comunità Ortona, e non solo, ripudia la violenza sulle donne, di cui purtroppo si continua a parlare ogni giorno. Ecco, dobbiamo continuare e non abbatterci avanti a queste notizie che ogni giorno purtroppo prendono il sopravvento su quelle più belle e positive. Grazie. Grazie sindaco, grazie Leo. E dicevo, siamo davvero contenti, onorati, questo progetto in questa sede, in questa sezione, va avanti ormai da tantissimi anni. E ci abbiamo lavorato, ci abbiamo sofferto, abbiamo sorriso, e quindi qualcosa è arrivato ai piani alti, quelli che stanno a Roma, e quindi è davvero un onore, un piacere, e da donna a donna sono felicissima, perché Lega Navale, lasciatemelo dire, ho un pochino restia alle donne, alle donne che insomma si muovono, e da esso è diventato un era. E quindi ho un piacere di avere con me la consigliera nazionale Adele Mattioli. Grazie infinite, grazie a tutti voi. Sì, in effetti questa è la prima volta che una donna, anzi siamo in due, a rappresentare tutto il comparto nazionale a livello appunto centrale. Quindi questo mi fa onore, anche perché io sono stata nominata per merito, quindi questo mi dà ancora più. Sì. Assolutamente sì, dopo 9 anni di presidenza a San Benedetto del Tronto, dove insomma, ecco, abbiamo dato tanto, quindi so quello che significa lavorare e avere con sé persone che si uniscono, perché fare squadra è fondamentale per raggiungere gli obiettivi.
quindi ecco, volevo dire che sono qui a nome del Presidente nazionale che non è potuto venire per impegni istituzionali presi in precedenza. Quindi lui ecco, mi fa e ci fa veramente un grande in bocca al lupo, le sue congratulazioni per il traguardo ottenuto, e chiaramente è solo l'inizio, no? Di una bella realtà, ma voglio dire, Ortona ha una storia che insomma ha più di 50 anni, sì, no? Sì. Quindi insomma avete fatto veramente tante belle cose, quindi un grande in bocca al lupo per tutto ciò, grazie a voi. Grazie Adele, sì è vero, noi abbiamo festeggiato 2 anni fa i 50 anni della nostra sezione, per cui davvero è soltanto l'inizio, è solo l'inizio. E ovviamente Lega Navale ha nel suo DNA lo sport di tutti i tipi. Io vorrei che faceste un applauso ai nostri gruppi sportivi, il gruppo della vela e il gruppo del canottaggio, perché grazie al lavoro di questi atleti noi possiamo fare queste cose. Da qualche parte vedo anche i rappresentanti del gruppo pesca e vedo anche i rappresentanti di Ortona Sub, un'associazione a noi molto molto vicina. Avevo dimenticato di salutare il presidente di Ortona Sub, Paolo De Iure. Paolo, mi perdonerai, vero? Grazie. E allora, a nome di tutto lo sport, due parole dalla vicepresidente del CONI Abruzzo, Alessandra Berghella, e invito anche il delegato provinciale del CONI, Massimiliano Melozzi. Buongiorno a tutti, io sono veramente emozionata. 1978, la mia prima tessera FIV, Lega Navale Ortona. Non so se tu lo sai, ma il tuo marito sì. Per cui per me è veramente una grande emozione essere qui e veramente farci complimenti al tutto l'intero consiglio, alle signore, alle donne che lavorano in maniera encomiabile. E porto il saluto del nostro presidente, che pure lui non è potuto, dei nostri presidenti, sia il presidente del CONI Enzo Imbastaro che Domenico Guidotti, che purtroppo sono stati trattenuti in altri impegni. Buon vento. Grazie, tu mi hai detto di essere stringata, buon vento, saremo sempre qui a fianco a te. E grazie, lo sai, grazie. Un saluto, qua abbiamo il nostro delegato provinciale Massimiliano Minozzi, provinciale di Chieti, a cui passo la parola, grazie. Allora, grazie, complimenti alla Lega Navale Sezione di Ortona. Prima, parlando col presidente, commentavamo insomma questo importante traguardo di avere una serie più prestigiosa, e soprattutto mi è piaciuto il suo discorso quando mi ha detto abbiamo creato anche degli spogliatori idonei per i ragazzi, perché comunque la vita della società sportiva la danno i ragazzi, gli atleti, coloro che partecipano attivamente all'attività sportiva. Ecco, come CONI Chieti, io come delegato, ma tutta la mia squadra, siamo stati sempre vicino a tutte le associazioni. Abbiamo dato pareri per circa 8 milioni di euro per quanto riguarda l'impiantistica sportiva. Quindi è un bene sfruttare questi contributi che la Regione Abruzzo ha messo a disposizione. Noi come CONI facciamo le feste dello sport provinciali anche grazie ai contributi regionali, quindi la Regione è sempre vicina al mondo sportivo e questo gli va dato atto. Sicuramente oggi è una giornata di festa per voi, quindi vi auguro sempre più traguardi prestigiosi. Io l'anno scorso sono stato qui ai campionati nazionali, ho premiato anche dei ragazzi, ho visto insomma la bellissima attività, grande movimento che si è creato. Ecco, quest'anno noi come CONI Chieti faremo la giornata nazionale dello sport a Rocca San Giovanni. L'anno scorso l'abbiamo fatta a Fara San Martino, quest'anno prendiamo Rocca San Giovanni come punto di riferimento. Avremo oltre 800 partecipanti in tutte le specialità e mi auguro che anche la vela, il canottaggio e comunque sia tutta la federazione aderisca, per far sì appunto che sia una manifestazione a tutto tondo e che rappresenti lo sport in tutte le varie federazioni. Quindi io vi dico grazie, sono stato breve anche io perché me l'è stato richiesto, dico solo una cosa, viva l'Abruzzo, viva Ortona, viva la Lega Navale di Ortona, grazie. Grazie mille Massimiliano, sì, io sono molto asciutta perché poi è il piacere di berci un bicchiere di vino tutti insieme e scambiarci due chiacchiere. Abbiamo invitato anche
la federazione canottaggio a sedile fisso. Voglio salutare il delegato provinciale Federico Morone, non lo vedo, eccolo qua, benvenuto Federico. E abbiamo parlato di vela, Lega Navale è un po' è nelle prime corde la vela, è davvero un piacere. Abbiamo fatto tanta strada dalla prima conferenza stampa dove ci siamo conosciuti l'anno scorso a Italia Cup ad oggi. Il presidente nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto dell'invito, complimenti Presidente a tutte le autorità civili e militari. Credo che sia un giorno speciale un po' per tutti, non solo per Ortona, non solo per la Lega Navale. Credo che giornate di questo genere mettono in evidenza come le società sportive hanno un valore che va oltre l'attività sportiva. Noi chiaramente siamo chiamati a fare sport, ma tutti i segnali qui ci dicono che oggi le società sono un fondamento per l'attività dei comuni, degli enti locali, perché attraverso lo sport si comunica dell'altro, si usa lo sport come credo che sia il messaggio più importante, più empatico e soprattutto più diretto, soprattutto perché viene mandato il segnale dai ragazzi, dagli atleti, che sono quelli che vediamo molte volte solo come attività sportiva, invece sono quelli che riescono a passare il messaggio in maniera molto più diretta. Quindi la volontà del Presidente, con cui mi ero rapportato già qualche anno fa, perché questa volontà di creare un ambiente non solo più bello, ma soprattutto più coinvolgente per tutti, in primis per i soci, ma poi per gli atleti, che oggi vediamo realizzato, vuol dire che c'è attenzione per il corpo sociale, c'è attenzione per i ragazzi, perché è vero che lo sport noi lo facciamo per la vela in acqua, però poi le famiglie, questo è il primo front office, quando un ragazzo arriva, la famiglia arriva, la prima cosa che vede è qui, vede i tecnici, vede la realtà dove lasciano i propri figli, perché ricordiamoci, le nostre associazioni sono degli educatori, i tecnici, i dirigenti, e quindi tutto questo aspetto che non esula dal mondo sportivo, ma anzi è una componente che accresce. Quindi i messaggi sono tanti, quelli di oggi, lo stare insieme, il messaggio che dà la Lega Navale propria anche come rispetto dell'ambiente, la salvaguardia dei mari, sono tanti messaggi dietro un unico contenitore, questo è il contenitore della Lega Navale, quindi grazie e buon vento a tutti. Mi permetto di dare perché ho visto con piacere che ci sono i crest della federazione all'interno, però ne abbiamo cambiato il logo e quindi è giusto averne uno nuovo. Grazie. Grazie Francesco. E come dicevamo, per noi oggi, oltre all'inaugurazione della sede e dei nuovi spogliatoi che sono per i nostri gruppi sportivi, vela, canottaggio, pesca, perché esattamente avere un ambiente più confortevole, più consono, più piacevole, ne guadagniamo tutti quanti, tutti insieme. E per noi è un momento importante perché Lega Navale, gli uomini e le donne di mare hanno dentro il rispetto. Adele sa quanto è difficile ricoprire alcuni ruoli da donna, e perché purtroppo la violenza si manifesta in tanti modi, scusate l'emozione, ma chissà come ci siamo arrivati, potrà capire. E allora noi oggi volevamo dare un segnale forte ai nostri soci in primis, perché è importante, è davvero importante, alla città e a tutti coloro che passano sul nostro territorio. Una panchina rossa, nata un po' così, c'è questa panchina, le donne dell'associazione hanno detto: che ne facciamo? Facciamo un segnale importante. Abbiamo scelto una frase che legava questo evento al nostro vivere il mare. E allora ci siamo confrontate con le due associazioni del territorio, donne
e non sei sola, si sono unite, perché le donne si uniscono, le donne fanno squadra, nasce ATS Unite Si Può e con loro abbiamo costruito un progetto. Lara, raccontacelo. Buongiorno a tutti, grazie Emanuela innanzitutto per l'iniziativa di questo simbolo per noi importantissimo, non solo per i centri antiviolenza che si occupano sul territorio di Ortona ormai dal 2012, sia l'associazione Donne che il centro antiviolenza Non Sei Sola. E questi due centri, come diceva Manuela, si sono unite per dare forza e per dare voce a tutte quelle donne che subiscono violenza, ogni tipo di violenza parliamo, e quindi da più di un anno siamo unite in un ATS, in un'associazione temporanea di scopo che si occupa innanzitutto di sensibilizzare il territorio di Ortona e tutti gli altri comuni dell'ente d'ambito che afferiscono all'ATS e sia di portare avanti comunque il nostro lavoro quotidiano, che ci tengo a precisare è un lavoro silenzioso fatto da tante operatrici che lavorano insieme, che sono specializzate, e ci tengo a sottolineare che il nostro lavoro è fornito all'utenza modalità completamente gratuita, quindi le donne afferiscono al servizio in maniera gratuita e quindi niente, noi invitiamo tutti e tutte, perché siamo tutte responsabili di una cultura fondata sul rispetto, quindi invitiamo tutti voi insomma anche a contattarci, perché abbiamo anche dei riferimenti che poi lasceremo anche qui nella sezione, abbiamo un indirizzo mail, abbiamo dei numeri di recapiti telefonici, a non girarci dall'altra parte e ad aiutare tutte le donne che hanno bisogno. Grazie Emanuela, grazie alla Lega Navale Ortona. Grazie Lara. E prima quindi di fare la cerimonia invito intanto noi siamo sempre molto precisi, non vogliamo far dispiacere a nessuno, per cui abbiamo estratto a sorte i ragazzi e i giovani atleti che oggi avranno il piacere e l'onore di tenere il nastro. Allora un applauso a Brando e a Francesco, tirate su, vi abbiamo messo il segnetto lì come una boa di partenza, il mio vieni Tommy, perfetto. Ma prima di chiamare chi inaugurerà questa sede, permettetemi di ringraziare, perché è vero, Regione Abruzzo c'è stata vicina, la FIV c'è stata vicina, il CONI c'è vicino, ma ci sono delle nuove aziende, società che si sono innamorate di noi, e quindi ringrazio la BCC Cappelle sul Tavo, Energean, De Cecco, perché davvero si sono spesi intanto per permettere che la nostra sezione, la nostra realtà andasse avanti. E ringrazio Costa Crociere, Riflessi, Frentauto e Avis per le meravigliose divise fatte per la nostra squadra di canottaggio a sedile fisso, e Alfa Secur, Bonefra, Ciccelli Meccaniche di Precisione per le nuove divise della nostra squadra della vela. E dopo questo momento importante e solenne, per cui chiamo il nostro presidente, il nostro sindaco Leo Castiglione, e chiamo una rappresentante di Donne. Chiedo scusa, l'avevamo pensata che la ripresa venisse da quest'altra parte, in modo che mi dai proprio l'ingresso. Ok, perfetto. Benissimo. E permettetemi gli ultimi. Vieni Tommy. Vicino al presidente. Grazie mille, un attimo solo presidente. Subito dopo vi invito a visitare la sede, vi invito a visitare gli spogliatoi, brinderemo insieme grazie al di Camillo Vini, Citra, Vinco, Fantini, e berremo un buon caffè tutti insieme, due chiacchiere, grazie a Moac. A tutti quanti un grande applauso per voi, per quello che ci avete, per l'attenzione che ci avete dato, per la vostra presenza.
prego, Presidente. Alzate il nastro. Viva la Lega Navale, sezione di Ortona, viva la FIV, la FIX, lo sport in genere, il CONI e viva noi. Viva le donne sempre. Quanto è bello essere su modellino. Questa è la nuova sede. Eccoci qua, è essenziale, però ecco, questo ci siamo potuti permettere, grazie alla regione, proprio per non fare passi non eccessivi, però degli imprenditori, dei ragazzi, insomma, vogliono stare qua al caldo e vedere i loro figli, fare qualcosa che arricchisce. Ragazzi, sì, quella era invece, lì c'era l'amianto e adesso viene destinato al magazzino. Cioè questo ufficio. E qui c'è la rampa di accesso, perché se no insomma che. Questo è l'unico che è presente nella zona, da quello che mi hanno detto, giusto? Beh, come struttura per, beh, sì, per l'accessibilità. Gli altri circoli no, non ne hanno, cioè, insomma, quindi, loro quindi se stati, vuoi fotografare... Sono stati bravi, vedi? Allora questo è l'ufficio. Assolutamente. Abbiamo questo invece la nuova struttura esterna. No, 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 no,